bell'invito, non vedo l'ora che sia mercoledì per stare insieme. E no, che ne dico, Renato, che rispetto a settimana scorsa ci abbiamo il Nasdaq. Vai Pietro. L'impressione è che, come spesso succede sul Nasdaq, scattano gli ordini a cascata, nel senso che gli algoritmi chiamano l'ingresso di altri algoritmi e a cascata, capito, si innescano tutti i trend following che tipicamente lavorano in volatility breakout. Come sai, il massimo assoluto è un livello, come dire, condiviso da tutti, no? Tutti noi che seguiamo il trading oggettivamente seguiamo quel livello perché sulle piattaforme di tutti noi si accende un alert o comunque è in evidenza. E quindi ho l'impressione che algoritmi chiamano altri algoritmi e quindi si spinge sempre. Tesla, come dicevi tu, sopra 1000, oggi sentivi interviste che siamo solo all'inizio, che il titolo farà 5 per in 5 anni e tutte queste robe qua. Se Elon Musk non sgarra, visto che ora come ora solo lui riesce a frenare la corsa del titolo. Ricordavo il tweet del 1º maggio quando scrisse Elon Musk, disse Quando si faceva il troppo cannone. alte le quotazioni Ah no, del quando ha fatto titolo. delle troppo alte, sì, che Ma sono quel quante, momento non l'hanno messo a boom. tacere, l'hanno esautorato da qualsiasi Quando carica. piccano giù. Gianluca da YouTube, ciao Pietro, sei il mio idolo. Ha scritto Ehi, Gianluca Pietro, Franceschini. esagerato, il nostro idolo è Mertens, mica. Pietro, ti ha salutato anche Linda. Abbiamo una presenza. Linda, riesci ad andare in cam a farti vedere? Giusto perché ha problemi di connessione. Vediamo se. Che ho detto io che viene Pietro e dice tutti i maschi, maschietti qua. Linda, coraggiosissima. Infatti, anche Brave, Vabbè, vedi, mi fai Brave, sembrare antico sì, mofo. adesso cerco. Ecco, Linda. Sì, ho male. Ok. Buonasera Linda, come va? È bloccata Purtroppo la l'immagine. connessione non va proprio Sì. bene, purtroppo. Ciao. Sì, ho problemi di connessione. Molto bene, bentrovata, vedo che sei giovanissima. Serve anche una svecchiata perché, insomma, siamo Barbe tutti bianche. appelati e capelli bianchi e stiamo rovinando. Parlate per voi, ragazzi, però parlate per voi, perché qui Complimenti delle c'è invece compagnie chi si difende italiane. bene, quindi Hai iniziato a nuotare, Massimo? Sei tornato in piscina? non ancora, purtroppo, Dai, vabbè, che c'è una l'età non storia conta. dietro le piscine. Ma sono aperte, no? Zona tua. Sì, sono aperte, però dove nuotavo io, tra l'altro, ho già tutto pagato, perché non ti dico, ovviamente, no, se ne parla la prossima stagione. E quindi a Ma sei giugno hanno pronto deciso però. di Ma non aprire. potrebbe andare male, Massimo, dai. Dai. Sì, no, ma infatti, vabbè, adesso, C'è là, infatti, quattro ovviamente, passi, figurati. no, sotto casa, proprio, figurati. Appunto. Ma Ma ti sponsorizzato. dà il know-how, cioè. Scusami, perdone, ti ho interrotto. Che dicevi, Linda? Scusami, ti ho No, ho interrotto. detto che fortuna avere il mare sotto casa Vi metto la foto, dai, vi andare a metto la fare il foto bagno così tutti i magari giorni. potete anche un Lavorerei poco dal mare, mi dalla spiaggia. sposto così magari potete vedere Guarda là. dietro. Ma posso dire una cosa sulla zona di Massimo, che è una zona straordinaria, anche sottovalutata per certi versi, Monte di Procida e tutta la zona Flegrea e favolosa. E si mangia benissimo, ragazzi, quindi Ah, queste venite. cose non mi interessano, me lo Bellissime sai. zone. Pietro, Sono quando d'accordissimo. tu una volta mi Viva la pare che andassi a Campagna. Capomiseno, devi venire, Pietro, mi Io chiami, una dici volta, guarda, sto Massimo, venendo. io sto sempre là, altro che una volta. No, no, vedi una foto, non mi ricordo sui social, non mi ricordo, postassi una foto e quindi, insomma, avvisami che almeno un caffè, due chiacchiere. Volentieri. Che poi Abbiamo ti aperto rimane. una chat nuova oggi, tu prima non c'eri, ma abbiamo parlato molto di turismo, Chi ce la ci cavi siamo tu scambiati adesso? indirizzi, Sardegna, Sicilia, Puglia, c'è da girare. A Quindi. travel room, come l'ha battezzata Cozzamara, invece che Cozzamara travel del travel room. room ormai. La travel room mi piace. Voi, tu Renato, rimani in Puglia oppure vai in giro? Io sono sempre qua. Vabbè, non stai mi sta male, Renato, stai una belletta. Io viaggio con la mente. Vabbè, quest'anno mi fa piacere che il turismo. Io devo dire, se posso, e poi entriamo nel vivo, se posso darvi la mia esperienza quest'estate, cioè questo weekend sono stato in Cilento e pensavo che era il dramma, nessuno prenotava. Invece mi hanno detto che da 10 giorni a questa Sì, parte sì. hanno riempito il booking. Piennone. Bene. E quindi non è, sembra che non sia brutta come sembrava, cioè come
ma la stagione non sembra saltata. Secondo me quest'anno ci saranno le persone, le faranno le ferie un po' più corte, cioè se tu prima, che ne so, ti facevi 2 settimane, quest'anno ti fai 5 giorni, ma 5 giorni secondo me la gente media li fa. Pietro, quello che ti posso dire, perché ho una sorella che ha un'agenzia di viaggi, è che il turismo, diciamo, italiano resterà molto italiano, difficilmente si andrà verso fuori, diciamo, estero, quindi al di là del fatto che poi aprano meno, però resterà molto più un turismo italiano, il che non guasta, perché secondo me, comunque, voglio dire, rivalutiamo un po' anche i nostri territori, e ce ne sono, prima ne parlavamo, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, veramente c'è tantissimo da fare. Sì, ma Massimo... Certo, l'Italia è bellissima. Sì, dico l'ultima cosa, poi mi taccio, che noi che siamo in Campania, ti do la mia esperienza, io sono stato lo scorso weekend in Campania, sono stato nel Parco del Partenio vicino a Avellino, mezz'ora di macchina, ci abbiamo le montagne nel Beneventano, ci abbiamo un mare bellissimo. Sì. Il Matese, la costiera, le isole, non ci manca nulla. Chiedo, scusa Pietro, tu dove abiti? Io dove abito sei? A Napoli. Napoli, ma io sto a Caserta, quindi siamo vicini. Ah, vedi, sei. Vedi, è arrivato, vedi. Riccardo. È arrivato Riccardo. La Puglia, arrivati, mano forte alla Puglia. Riccardo, le mani forti sono arrivate. Tutte le regioni sono le bellissime. Facci vedere le mani forti, Riccardo. Ehi, così. Eccole. Ragazzi, queste muovono il mercato. Ecco, così, boh, basta che ci avverti 5 secondi prima, noi ti veniamo lì. Vabbè, mai 5 secondi dopo, sempre prima, ovviamente. Certo. Che si dice, Riccardo, un sacco di tempo ci vediamo. Madonna, veramente. Con Pietro abbiamo fatto la trasmissione, poi siamo stati un'ora al telefono insieme. Non mi sopporti più. No, anzi, è un piacere. Intanto buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma come al solito c'è sempre da fare. Spero stiate bene. Pietro, tu ormai sei di casa, qui sei tranquillo, bello, beato. No, mi sono messo la camicia perché so che oggi c'è una festa di Aldia Celibato, o sbaglio? Veramente? No. Non lo so, bisogna vedere se Renato ha preso lo champagne per stappare. Io no! Renato ha andato a spogliare il list, è diverso. Vabbè, ma dobbiamo fare una sessione notturna con i mercati asiatici, in quella sessione possiamo fare Aldia Celibato. Prima secondo me è un po' vietato ai minori. Va bene, la vedo un po' vietate minore. Sì, io ci sono, sono pronto. Ah, va bene. Ma i partecipanti devono pagare, quello diciamo, o addebitiamo tutto a Renato. Io addebiterei tutto a Renato. Tu hai fatto la festa di Celibato? Cosa? Come? Tu le dico, l'hai fatta la festa di Aldia Celibato? No, non l'ho fatta. Vedi, tu sei sombrio. Tranquilla, una cosa tranquilla tra amici, ma niente di... No, ma non da quelle che state... Sì, fate voi, sì, no? Come le fate voi, no? Pietro, via. No, dicevo, non c'erano le spogliarelliste da te? No, ma è perché giocavo fuori casa, io mi sono sposato a Manfredonia, quindi... Recuperare, abbiamo una festa ovviamente Renato non può dirlo perché il mestiere è organizzato, è come se si alzassi in piedi ora si avesse i pantaloncini. Euro-dollaro, attenzione, Dow Jones, due minimi Dow Jones. Allora. Attenzione, euro-dollaro pure, acquisto di dollari in questo momento. Completamente strade opposte tra Nasdaq e il resto del mondo, sono proprio due strade opposte. Sì, allora, da oggi facciamo un sondaggio legato al mondo dei certificati, perché la presenza di Riccardo Falcolini Unicredit è proprio quella legata a questo strumento finanziario interessante, ne stiamo parlando oramai da qualche tempo, e intanto lancio adesso un primo sondaggio in cui vi chiedo se avete mai fatto un'operazione con i certificati. È anonimo, quindi tranquillo. Dove si vota? Adesso sto a vediamo. Il primo che vota riceverà un bonifico da parte di Renato di euro. Ma devo rispondere pure io, rispondo pure io, va. E quindi per chi sta nella chat, chi è sul,
su YouTube, mettete nella chat YouTube, amici YouTube, scrivete, scrivete, commentate il sondaggio. Renato, io si parla di io non posso votare certificato. Perché non ti fa votare? Perché sei host. Esatto. Dicevo, non si parla di opzioni, Riccardo. Comunque, solo certificati. Solo certificati. Ok, allora ho risposto bene. Certificati e spieghiamo adesso. Cominciamo a dare un po' di input. Ne abbiamo parlato, però magari volevamo proprio partire dall'ABC, quindi magari per chi non ha mai trattato... Guarda la postazione di Pietro, come... Pietro fa certificati, ecco perché... guardala che bella postazione, Pietro. Pietro, grande, i certificati grande. Di morte fai. No, quante lauree? Pietro, ma oltre quei sei, sì? Ecco, visto che sei rivolto da quest'altra parte, quanti ce ne sono da quest'altra parte? I sei, forse. Guarda che quelli, Claudio, sono background, non è vero quello che c'è dietro. Pietro, è una finta quella che c'è dietro. Di cartone. Come Claudio, un bottone. No, ce n'ho uno da un monitor da cui, un notebook da cui sto parlando e un altro notebook qui a fianco. Ah, quindi sono quei sei più questi due, vabbè. Sì, però posso dire una cosa, tanti monitor non fanno tanti, come così, marinaio, sì, no, non è che uno ha tanti monitor è capace, quindi non è che... Vabbè, tu pure con uno vai bene comunque, voglio dire. No, non fai detto, ne basta la metà. Comunque è difficile tornare indietro, cioè se operi con tanti monitor puoi tornare su uno o su due, è difficile riadattarsi, facile il contrario, difficile tornare indietro. Poi non so tu, Pietro, quanti ne usi di solito, però è un casino, operare di due diventa difficile. Per fare trading come lo faccio io faccio un po' fatica, ormai mi sono un po' abituato a farlo così, quindi non riesco a andare indietro. Però io ormai che sarà 15 anni che sto così, quindi insomma all'inizio era un po' una cosa, mi ricordo che gli unici che ce l'avevano erano quelle cose, i centri come si chiamano, di sorveglianza, la vigilanza privata. Giusto, vigilante vai. Sì, infatti, è difficilissimo trovare le staff, se qua vedete queste staff che si pinzano sulla scrivania. Poi insomma è comodo, cioè se fai trading in un certo modo avere un po' di visione importante, io già da qua più o meno riesco a vedere un po' la situazione al volo, per esempio si vede da lontano, voi non riuscite a vedere, però insomma si vedono delle macro cose che senza questo non saprei come fare, questa è un po' la sostanza. Però certo, se uno fa tre operazioni al giorno non sono necessari in questo modo probabilmente. Esatto. Lì sulla parete non sono quadri, sono display. No, quindi adesso vi faccio una cosa poco televisiva. Qua intorno invece ci sono i certificati azionari d'epoca, che sono quei bellissimi, wow. Bellissimi. Quegli affari. E poi c'ho tutta una sala in cui ci sono solo certificati d'epoca, perché dicevano che a volte si portava bene a prendere quelli dei titoli falliti, e quindi io praticamente ho un muro tutto pieno di certificati. Bello. Faccio vedere, vado in un'altra sala, eccola qua. Questa qua, tutti i certificati. Museo. Vedete? È un muro tutto di certificati. Wow. Questo è lo sfondo che hai di solito nelle interviste, Pietro. Questo sì, è un altro ufficio, vedi, qua c'è un set dove faccio le interviste di solito. Sì. Questo è il mio ufficio. Sto facendo un giro turistico. C'è l'attrice Carmelina. Posso inquadrare? L'attrice, ve la ricordate, Carmela? Ciao, Carmela. Ciao. 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 Eccoci qua. Salutiamo tutti. Video, giusto così per cazzeggiare un po', ogni tanto ci vuole. Pure per fare quattro passi, Pietro. Pure per fare quattro passi, stiamo sempre seduti.
Mamma mia, che bel mestiere ci siamo scelti. Che mestiere fai? Votate, votate al sondaggio, dai, il 71% ha votato, il 71, dai, votate, votate, se avete mai fatto operazioni sui certificati. Riccardo, vuoi dare, intanto noi minimi Wall Street, nuovi minimi Wall Street, pressione in vendita, oggi è il giorno della Fed e anche dollaro yen giù, 107,20. Riccardo, se vuoi dare una prima definizione di cosa... Allora, sì, io... Stava parlando? No, no, vai. Scusi, no, vai. Mi sono spostato nella mia stanza. De Massimo. Vabbè, è giusto. Ognuno ha le sue stanze, va. Vai, Riccardo. Allora, intanto poi magari, anzi, possiamo far così, possiamo partire con Ivan. Se vuoi, analizziamo l'andamento del covered warrant che abbiamo preso qualche giorno fa. Sì, così vediamo intanto... un po' lo storico di come si sta muovendo o di come si è mosso. Giusto per fare anche un recap, ti do l'ISIN, non so se ce l'hai sotto mano. Forse sto andando a recuperarlo, aspetta un attimo. Okay. Eccolo qua. Ok. È un DE000HV4E548. Allora. Eccolo qua, sì. Vai. Vado in condivisione. Allora. Sì, vai in condivisione. Ok, dov'è l'altro monitor? Come siamo con il sondaggio, Renà? Quanti lo conoscono? Nessuno, zero. No, fare il seguente. Quando io ho cominciato, sostanzialmente bisognava fare tre cose. Scegliere quanta parte del portafoglio mettere a rischio. Tu quindi tipicamente fatto 100, dice io sono aggressivo, metto a rischio il 60-70%, quindi con asset tipicamente volatili. Il secondo lavoro è individuare l'asset class, lo strumento finanziario, il sottostante più promettente. Quindi dicevi, che ne so, mi piace Tesla. E il terzo elemento era il market timing. Quindi una volta selezionato il titolo, trovare il punto ottimizzante rischio rendimento. Con i mercati moderni non è così, cioè è così, ma c'è un quarto elemento da studiare, che è una volta individuata la parte da dedicare, lo strumento e il timing, qual è lo strumento finanziario che riesce tendenzialmente a valorizzare di più la mia idea? Allora, fatto questo ragionamento, vado su Tesla azione, oppure esiste uno strumento finanziario che meglio può valorizzare la mia idea, o meglio, se le cose si mettono bene amplifica la mia intuizione, se le cose si mettono male invece riducono il rischio? E questa è la quarta domanda che tutti gli investitori moderni dovrebbero farsi. Cioè, a me capita spesso, quando incontro un trader e mi dice guarda Pietro, io faccio Forex, io faccio cash, io faccio criptovalute, la mia domanda è sempre: come mai hai scelto questa asset class? Hai un vantaggio nel fare questo, oppure l'hai fatto perché era la prima cosa che ti veniva sotto mano? E quindi sulla base di questo la riflessione è trovare lo strumento finanziario che meglio può valorizzare l'idea. Il mondo dei certificati è affascinante perché ti può consentire di stravolgere il rapporto rischio-rendimento. E quindi se tu talvolta vuoi, come dire, non essere lineare, no? Se il prezzo sale guadagno, se il prezzo scende perdo, o viceversa se vai short, ci sono delle, attraverso questi strumenti derivati si può manipolare, forse non è il termine giusto, ma insomma si può cambiare il rapporto rischio-rendimento sfruttando le peculiarità proprio di questi strumenti. E quindi in generale il consiglio che mi sento di dare è non ridurre asset allocation, stock selection e market timing, e accanto a questo mettere anche la selezione del prodotto più giusto, che è fondamentale soprattutto nel lungo termine per guadagnare di più quando siamo dalla parte giusta e perdere di meno quando siamo dalla parte sbagliata. Sì, che è quello... dato sulle scorte di petrolio, scusate, molto al rialzo, 5,7 milioni. Ci aspettava un dato negativo, invece è stato positivo. Chi stava intervenendo? No, io volevo dire che Pietro settimana scorsa aveva proprio parlato in conclusione di questo aspetto, cioè che magari abbiamo potuto vedere qualche esempio di, anche prendendo, che ne so, un titolo, qualcosa che potesse minimizzare il rischio nel momento in cui magari ci andava contro e massimizzare il profitto nel momento in cui invece avevamo visto giusto.
Sì, molto volentieri. Se c'ho il tempo e lo spazio, chiedo a Riccardo e a Renato se posso fare un esempio. Vai, sì, intanto chiudo il sondaggio. Dai, ormai il 36% ha votato. Chiudiamo il sondaggio di questo primo risultato, lo vedete tutti, quindi insomma dai, 16% sì. Su YouTube ho visto solo Giamca, gli altri hanno detto votato no, quindi questa era chi ha mai fatto un'operazione con i certificati. L'altro che dicevi, quindi se conoscono i certificati, nel senso che alla fine dei conti fare un'operazione è ovviamente è propedeutico a una buona conoscenza del certificato, quindi diciamo che in realtà il sondaggio potrebbe essere più di uno, quindi potrebbe essere: conosci il certificato, sì o no? Lo utilizzeresti? Perché lo utilizzeresti alla fine dei conti? Considerate questo, come diceva Pietro, bisogna capire un attimo il mercato, bisogna capire tutto, però non fossilizzarsi sempre sugli stessi strumenti, nel senso, ci sono tanti strumenti finanziari che permettono fondamentalmente anche di avere dei payoff o comunque dei rendimenti asimmetrici, quindi in questo caso non solo se sale il sottostante, ma anche se scende. Magari Pietro fa qualche esempio e vi cerchiamo di spiegare come mai in un momento particolare come questo, dove la volatilità è abbastanza alta, l'utilizzo di un certificato vi permette anche di incassare un premio, vi permette di incassare un premio anche se il sottostante va nella direzione contraria alla quale voi avete inizialmente scommesso. Quindi insomma, Pietro, io non so che cosa vuoi far vedere, però magari lo commentiamo insieme. Magari faccio un esempio proprio su quello che dicevi tu, e vedo un ISIN per vedere un prodotto insieme magari. Sì, ok, aspetta che ricondivido. Tanto Riccardo, quindi conosci il certificato? Oppure già abbiamo capito? Conosci il certificato? Io direi... o quello che hai detto prima, più da trading o da investing? Più da trading o più da investing? Conosci il certificato? Vai. E facciamo questo, dai, lanciamo quest'altro sondaggio, dai, così. Allora, io oggi sto osservando con interesse il titolo Telecom, che mostra, diciamo, una certa forza relativa. Chi guarderà un grafico giornaliero vedrà anche una roba strana che è successo mezz'ora fa, uno spike molto intenso, e insomma c'è volatilità sul titolo, il titolo sembra più forte del mercato. Adesso tipicamente ho varie soluzioni. Se ci credo profondamente e sono profondamente convinto che il titolo salga, anche qui due soluzioni. La prima: andare linearmente sul titolo, quindi binario, se il prezzo sale al momento in cui ho comprato guadagno e viceversa. Se ci credo ancora più profondamente, ne sono proprio convinto, potrei addirittura utilizzare la leva. E qui quindi potrei entrare nel mondo dei turbo certificates, dove sostanzialmente lì l'abilità è selezionare sulla base del livello knockout, che è una sorta di stop loss implicito, quale prodotto può essere più fatto al caso mio. Super levereggiato, magari leva 15, 20, oppure magari una leva più sobria. Quindi questo è il mondo delle, diciamo, se sono molto convinto che Telecom salga. Ma se invece ho una visione più di medio termine e dico tutto sommato mi voglio prendere un prodotto che mi consente di guadagnare sia se Telecom sale, sia se rimane laterale, ma addirittura se Telecom scende. Questo potrebbe essere uno scenario di chi ha un orizzonte più lungo e chi non è così fermamente convinto che Telecom salga. E allora, se l'idea di base è più, come dire, meno radicale, no? Più incerta, vuoi guadagnare in tre scenari, sale, scendo e laterale, possiamo guardare il certificato DE000HV488 Z di Zara, Bologna 0. Ok, qual è la peculiarità di questo strumento? La prima peculiarità è che il prodotto scade il 16 luglio 2021. Anche qui una parola sulla scadenza. Scadenza 16 luglio 2021 non vuol dire che necessariamente debba liquidare l'investimento a luglio del 21. Perché la caratteristica dei certificati è quella di negoziare su un mercato che si chiama SEDEX o talvolta su un altro mercato che si chiama TLX.
Che cos'è questo mercato? È anzitutto un mercato dove c'è un regolatore, c'è un organo che regolamenta, e quindi gli emittenti sono costretti, volente o volente, a seguire quelli che sono i dettami. E questa è una buona cosa, perché comunque si sta dentro a un seminato ben definito. La seconda cosa è che l'emittente è obbligato a quotare denaro lettera, quindi sia per far uscire sia per far entrare, tranne in casi particolari che magari affrontiamo quando complichiamo più la faccenda. Insomma, in linea di principio l'emittente deve mettersi sempre a disposizione per essere pronto a servire quantità in denaro e lettera. Quindi sostanzialmente, per capirci, se vi scocciate prima del luglio 21, l'emittente è sempre pronto a negoziare con voi e farvi uscire a un prezzo ragionevole. Qual è la caratteristica di questo certificato? Fissiamo in questo caso il certificato bonus cap, che ha la peculiarità di avere una barriera. Nello specifico vedrai che la barriera è 0,2575. La barriera è distante da questi livelli il 32%. Quindi sostanzialmente il certificato paga in tre scenari. Se da qui a luglio 2021 Telecom guadagna da questi livelli, se da qui al 2021 Telecom è più o meno orizzontale, laterale, diciamo, non guadagna e non perde, ma anche se Telecom da qui a giugno 2021 non va sotto il 25,75, il prezzo 25,75, ergo non perde il 30%, 32%, quasi 33% da questi livelli. Quindi capite che abbiamo distorto il rapporto rischio-rendimento. Non andiamo più sulla linearità, se sale guadagno, se scende perdo, ma andiamo a prendere tre opzioni. In tutte e tre le opzioni incasso un premio, che nello specifico il bonus per questo prodotto è 105,50, c'è scritto a destra. Considerando che in questo momento lo compro a 85,50 in lettera, tutto sommato mi porto a casa un rendimento del 21% all'anno, quasi 22% all'anno, in tutto il periodo quasi 24%. Cioè, effettivamente uno dei tre scenari si configura, quindi sostanzialmente deve comprare più del 22%. Quindi capite che se io prendo questo strumento, che cosa faccio? Mi prendo meno rischio, perché mi prendo il profitto anche nello scenario laterale e anche ai tassisti fino almeno 30, ma rinuncio a un extra rendimento. Quindi se Telecom da qui a gennaio, a luglio 21 si apprezza 70, 80, 100, 50, quello che è, il mio rendimento massimo rimane sempre il bonus, che nello specifico abbiamo detto 105,50. Quindi che cosa ho fatto? Ho rinunciato a una parte del rendimento al prezzo, ma a fronte di questa rinuncia mi copro più sul lato del rischio. E quindi questo è un prodotto tipicamente adeguato a chi non è, come nel caso della leva, strasicuro e ci scommette anche con la leva, ma chi vuole essere un po' conservativo. E potrei fare anche altri 10 esempi su chi magari dice: guarda, mi piace Telecom, ma Telecom non stacca il dividendo, vorrei un prodotto che stacca il dividendo. Benissimo, allora andiamo su un'altra categoria di certificati che si chiama cash collector, prendiamo in sottostanza Telecom e vediamo che esistono delle strutture che danno anche dei dividendi, delle cedole in corso d'opera, che possono quindi valorizzare quella che è la mia intenzione. Quindi tutto questo lungo ragionamento non è stato un po' lungo, ma è per far capire che una volta immaginato lo scenario, l'abilità deve essere scegliere il prodotto che più si lega all'immagine, quindi alla prospettiva che immagino per il titolo, che non è necessariamente l'azione, come potrebbe capire, che è molto più banale, tra virgolette, nel senso di lineare. Ci sono dei prodotti che in qualche modo hanno un rapporto di scadimento e quindi meglio si possono, come dire, incastrare nella nostra idea di investimento. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Domanda... Sì, no. No, dicono, non sono tutti. No, scherzo.
No, no, scherzo. Ovviamente possiamo fare anche delle simulazioni su altri titoli di vostro interesse, visto che prima si chiedeva, c'è una volta già interessata a tutte le scenari, vedete, sono delle alternative molto interessanti, rispondete al sondaggio, interessante adesso di questo secondo sondaggio. No, allora sono interessanti, Renato, perché direttamente, come diceva Pietro, tu, secondo il suo sostante puro, hai il solo periodo, quindi secondo il suo sostante punteriale, hai solo... Se appunto sono sostanze praticamente segue il trend segue la direzione che hai preso, così come se scommetti arrivava. In questo caso invece il certificato ti dà la possibilità di guadagnare se rimane all'interno di un ti permette di guadagnare sia se sale sia se scende entro la barriera, insomma è una doppia, diciamo, si chiama barriera asimmetrica proprio per questo motivo, quindi non guadagni solo se sale, ma guadagni se scende dentro un certo livello. È quello che volevo chiedere, infatti, è questo: se scende sotto la barriera, segue il suo sostante. Segue il suo sostante, esatto. È come se tu avessi acquistato il suo sostante. Okay. E la cadenza ti va a rimborsare in base alla performance del suo sostante. Sì. Quindi è preso in considerazione quello che dovrebbe essere il merito ufficiale di Telecom, la scadenza di Telecom, che era il sottostante di questo strumento, viene raffrontato alla tassazione. Prodotto solo come un'ottimizzazione fiscale. Se tu, certo, diciamo, utilizzi questo l'idea di investimento è legata a scontare quanto prima delle minusvalenze, perché magari c'hai minusvalenze 2015 che se non sfrutti entro quest'anno le perdi, e quindi potresti utilizzare un prodotto che si chiama Maxi Coupon, dei Cash Collect Maxi Coupon, che ti danno una prima cedola magari incondizionata super gigantesca con cui cerchi di ottimizzare l'aspetto fiscale. Il secondo è ogni quanto vuoi la cedola. Ci sono cash collect che danno cedola mensile, tipo l'affitto di una casa, tu metti in affitto una casa e ogni mese gli arriva sempre in maniera condizionata la cedola, oppure vuoi una cedola tipo BTP semestrale e quant'altro. Quindi insomma, quello che vorrei trasferire è che dipende, cioè la conoscenza di tutti i prodotti ti consente di fare un fine tuning rispetto a quello che è la tua esigenza finanziaria, e sulla base della tua esigenza finanziaria scegli il prodotto. Questa è un po' la cosa. Se per esempio, e concludo e poi lascio a Riccardo, ti immagini che Telecom sia laterale da qui a un certo periodo, utilizzi ancora un altro certificato che si chiama Corridor. Oppure se vuoi una barriera ma non la vuoi continua perché temi la volatilità intraday, utilizzi un altro certificato che si chiama Top Bonus. Quindi insomma ci sono tante soluzioni. La cosa importante è avere ben chiaro lo scenario che si immagina. Cioè tu chiudi gli occhi e pensi come andrà questo titolo qua, e sulla base dello scenario che tu ti sei costruito in testa devi scegliere il prodotto migliore. Okay. Esatto. Guarda, io forse credo che la settimana scorsa abbiamo parlato di questo certificato qui, Kidolaisin DE000HV4 C di Como 4 Milano 6. Allora, è un po' complesso. Era questo. È un po' complesso, però credo di aver fatto mente locale. Allora, guarda, prezzo di